Sì, se c'è una copia la distribuiamo così sì, seguiamo no. meglio. Perfetto. Benissimo, quindi riprendiamo i lavori. La Commissione prosegue il ciclo di audizioni nell'ambito delle proposte di legge Boldini, Polverini, Orfini, recante modifiche alla legge eh, numero 91 del 5 febbraio del 92, recante norme sulla cittadinanza. Oggi ascoltiamo l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, l'ASGI, Uh, avverto il nostro ospite che le audizioni possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera uh, qualora ci sia il suo consenso. Mm, prendo atto che non vi siano obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. Ringrazio il uh, professor Paolo Bonetti, membro del consiglio direttivo dell'Associazione Studi di Giuridici sull'Immigrazione, per aver accolto l'invito della Commissione. vi prego di contenere il suo in intervento in circa 15 minuti. Prego. Sì. Eh, grazie. Eh, io... Ho fornito alla Commissione una memoria che credo vi sia stata distribuita, che mi consentirebbe di andare anche veloce. <coughs> Essendo anche un costituzionalista, eh, ho questa tendenza a diciamo, ampliare un po' lo sguardo. La nostra associazione è composta da 400 giuristi in tutta Italia, l'unica che si studia in maniera scientifica questo tema dal 90 e fa diversi eh, studi, abbiamo collaborato anche alla scrittura dei testi normativi in materia di immigrazione in precedenza, io stesso fui nella commissione di studio dei governi Ciampi e Prodi sulla scrittura del testo, quel che poi divenne il testo unico. Eh, siamo stati già uditi da questa commissione in precedenza, nelle precedenti legislature, su questi temi. E noi eh, preferiamo in questo momento, pur vedendo e conoscendo bene i tre testi, ad alcuni dei quali in passato collaborammo, ampliare lo sguardo perché credo che l'attualità e le modifiche normative lo esigano. E allora la prima questione che io dico con molta rapidità, che, su cui ci diff diffondiamo abbastanza è che decidere sulla cittadinanza è decidere non solo sulla condizione giuridica di una persona, sui suoi diritti e sui suoi doveri, ma anche sul futuro dell'Italia e questo è importante perché la cittadinanza essendo uno dei tre elementi costitutivi eh, cioè quello che dà, eh, come dire, eh, atto a una persona di far parte del popolo e quindi uno dei tre elementi costitutivi di uno stato definisce l'identità e il futuro di uno Stato, questo è estremamente importante. Allora con una serie di eh, elementi che vi indicano di carattere storico e demografico, eh, guardiamo al passato, guardiamo al presente e guardiamo al futuro. Perché guardiamo al passato? Perché la legge sulla cittadinanza attuale è una legge ispirata da un passato di cento anni. L'Italia è il secondo paese al mondo per emigrazione, al mondo cioè la prima è la Cina, la secondo l'Italia. 27 milioni di persone hanno lasciato questo paese. Attualmente vivono all'estero circa 60 milioni di oriundi italiani, cioè persone che non hanno la cittadinanza italiana ma sono discendenti di emigrati italiani. Oltre a 5,5 eh, milioni di italiani all'estero. La legge del 92 non è altro che la riscrittura ampliata della legge del 1912... Salvo l'acquisto della cittadinanza ai 18 anni per chi ne faccia richiesta, avendo soggiornato regolarmente fin dalla nascita, e eh, salvo la cessazione dell'impedimento alla doppia cittadinanza. Queste sono le più grandi novità della legge eh, del 92. Ma è una legge che non guarda ovviamente a questo presente e non guarda certo al futuro. Il presente è un presente che le recenti statistiche ISTAT, che io vi riporto integralmente, rendono spietato eh, e, e molto tassativo. 5 milioni e mezzo di stranieri, di cui 1 eh, milione e mezzo cittadini dell'Unione, di cui ci si dimentica nel dibattito, è la prima nazionalità è i romeni, 3 milioni e 700 mila extracomunitari, di cui 62% già titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il che la dice lunga sul grado elevatissimo di integrazione crescente. Questa cifra cresce di anno in anno. Uh, un milione, secondo l'Istat, sono coloro che non hanno la cittadinanza italiana, ma sono minori di 18 anni. E questo è estremamente importante, pare all'11% della popolazione di, età, uh, di quella età. Uh, vado velocemente. Uh, per quanto riguarda il futuro demografico, l'Istat, quindi non sono cifre nostre, sono tutte cifre pubbliche, fa una proiezione catastrofica molto chiara, 45 milioni di abitanti, questa è la cifra che l'Italia potrebbe avere eh, da qui al 2065. E questa perché ve la segnaliamo come questione? Perché ovviamente il calo demografico Attiene alle politiche per la famiglia, ma attiene anche alla questione lavorativa, a tutto ciò che dice anche l'articolo 31 della Costituzione, quindi favorire la formazione della famiglia, eccetera. E tuttavia non è bastata, non è bastata la legge del 92 neanche a far tornare gli emigrati italiani all'estero, pur avendo dato la cittadinanza, e non bastano le politiche attuali neanche ad aumentare la natalità. E allora. Ecco la riflessione che sta al punto 1.4. Prendiamo un esempio, che è l'esempio francese. La Francia tre volte si trova nella sua storia di fronte a uno scenario simile. Un scen uno scenario di drastica eh, futuro, di drastica eh, cessazione di un futuro del Paese. E nell'851, nell'889, nel 927 e poi l'ha ripetuto nel 98, fece una scelta drastica cioè quella di uno ius soli con varie modalità che non sto a descrivermi. Bene, oggi il 40%, è una cifra enorme: il 40% dei cittadini francesi è una cifra, ripeto, gigantesca, sono oriundi stranieri, discendenti da stranieri. Bene, secondo le proiezioni eh, europee nel giro di 30-40 anni la Francia sarà il primo paese dell'Unione Europea, mentre la Germania in crollo demografico non cessa nel crollare, e quindi si incroceranno una in salita, l'altra in discesa. Questo ve lo, di ve lo diciamo perché? Perché questo significa che anche la scelta è una scelta che deve pensare al futuro, un futuro nel quale a fianco dell'invecchiamento bisogna tentare di. Eh, aiutare coloro che già sono qui, che sono 5 milioni e 200 mila, a restare in questo paese. Ecco, eh, dico anche che c'è un paradosso al punto 1.5, lo scrivo, tra chi vuole conservare l'attuale disciplina della cittadinanza italiana e, eh, e chi eh, vorrebbe non modificarla, cioè in sostanza... Si pensa che il passato glorioso sia da mantenere, ma questo passato glorioso è un passato nel quale abbiamo 5, ,5 milioni e mezzo di italiani all'estero e eh, che magari non, non sono più neppure eh, facenti parte da molti anni di questa realtà, neppure per la discendenza. E quindi sembrerebbe una logica più utilitaristica di questa cittadinanza adesso per esempio per andare in altri stati dell'Unione Europea. Ebbene, invece coloro che sono qua sono coloro che parlano più la lingua, l'hanno imparata, l'hanno praticata, vivono molto di più di tanti coloro che stanno all'estero. Quindi è il paradosso: si vuole mantenere un'identità, ma questa identità è perduta da parte di molti che non ci sono, e invece, per coloro che sono qui, l'identità che è già acquisita non viene confermata dalla cittadinanza. Ecco, allora, l'orientamento qual è? Rimediare alle iniquità. Ci sono varie iniquità nel testo della legge precedente in vigore. Ve ne segnalo una che di cui nessuno parla, perché è una cosa che nelle famiglie squassa le famiglie, no? dico al punto 1.6. Eh, L'articolo 17 della legge attuale, articolo di cui nessuno parla, comporta quella che si chiama iuris comunicatio, cioè lorché durante la minorità, il genitore acquista la cittadinanza italiana, automaticamente l'acquista, se convive con lui in Italia, anche il figlio. Ora immaginate una famiglia con due persone, due figli, uno di 17 anni e uno di 19, quello di 17 lo acquista immediatamente assieme al padre, quello di 19 no. E costui dovrà attendere facendo tutte le procedure per la concessione, il che è del tutto irragionevole. Non solo, eh, mi raccomando di tener conto sempre dell'attuazione amministrativa. Non è vero, come si dice nella legge, che i termini per l'acquisto della cittadinanza sono 3, 4, 5, 10 anni. No, perché a questi termini vanno aggiunti 4 anni attualmente occorrenti per la conclusione del procedimento amministrativo. Pertanto, se dobbiamo parlare dei cittadini extracomunitari, oggi il termine è 14 anni, proprio quando la Germania, invece, nella sua riforma del 2000, l'ha ridotto invece a 8 e addirittura consente di presentare la domanda due anni prima della fine di questi 8 anni. Ecco, allora ci soffermiamo al punto 2 sull'acquisto della cittadinanza per i nati in Italia. Eh, sapete oggi eh, com'è eh, questa situazione. È una situazione profondamente iniqua, perché se pensate al caso del tutto fortuito che un bambino arrivi in Italia a due anni, diciamo questo caso, bene, questo bambino, a differenza degli altri, non potrà mai acquisire la cittadinanza a 18, ma neanche dopo, perché dovrebbe avere tutti i requisiti previsti per la concessione, quindi arriverà intorno ai 30-35 anni. Una cosa assolutamente irragionevole. Eh, pensate, eh, non l'ho scritto nel testo, ma insomma ci sono eh, studi sulla memoria dei bambini che dimostrano che sotto i 7-8 anni il bambino non ricorda più niente, in sostanza la memoria si cancella. E questo è interessante perché guardando leggi straniere, ve le citiamo, quelle francesi, per esempio, il fatto che un bambino sia arrivato prima degli 8 anni è considerato irrilevante ai fini dell'acquisto della cittadinanza dopo, cioè se è anche arrivato. Eh, prima degli otto anni è sufficiente che abbia soggiornato in Francia cinque anni dopo per poter acquisire la cittadinanza e questo è estremamente significativo. Allora, eh, il criterio dello IUS Soli temperato è un criterio molto diffuso in altri stati e lo IUS Soli assoluto resta sostanzialmente oggi solo negli Stati Uniti, è il vero problema perché c'è la rigidità costituzionale che. Impedisce questa modifica. Lo IUSOLI temperato è in Australia, Canada e nel Regno Unito, sempre collegato alla, al genitore che abbia un valido titolo di soggiorno al momento. E se pensate, pensate che oggi il 63% sono gli extracomunitari lungo soggiornanti, non è proprio irragionevole come eh, criterio. È conforme alla giurisprudenza costituzionale anche il criterio del principio della domanda. La Corte ha ripetuto più volte nessun automatismo, preferenza per la domanda. Eh, no, nel senso che la, facendo, no, la domanda dei genitori, scusi, in questo senso. Eh, il genitore, avendo il diritto dovere costituzionalmente previsto di istruire e, e, e mantenere, educare il figlio, lo fa partecipe del suo progetto migratorio. Quindi dal punto di vista costituzionale sia il fatto che sia il genitore, il fatto che la, sia su domanda è perfettamente conforme. Segnaliamo un grave problema costituzionale. Non deve essere un solo genitore, la domanda deve essere di entrambi i genitori. La Costituzione è chiara, l'articolo 29 parità di diritti e doveri tra eh, 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 i coniugi e all'articolo 30 ad entrambi incombono questi doveri. Questo perché è importante? Per evitare che accada... Quello che può accadere è che il minore sia coinvolto nelle dinamiche familiari le più perverse. Che cosa accade? Accade che in alcuni paesi, lo diciamo all'inizio, l'acquisto della cittadinanza di un altro paese comporta l'immediata decadenza dalla propria cittadinanza e questo potrebbe essere usato nelle dinamiche di coppia per, eh, come dire, usare un figlio contro l'altro, eccetera. Non solo, è una scelta chiara. Ovviamente se entrambi hanno la responsabilità genitoriale, e fermo restando che bisognerebbe prevedere anche il caso eh, del eh, tutore. Non solo, sottolineiamo l'iniquità di dimenticarsi: eh, ho guardato le tre proposte, non è chiarissi, chiarissimo di dimenticarsi il fatto che questo requisito deve essere estremamente preciso, e cioè. L'idea di collegare il permesso di soggiorno UE come uno degli elementi è importante, a condizione che sia come dire, collegata a qualsiasi momento nella vita in cui il genitore lo acquisisce. Se invece prevediamo come requisito ostativo che il genitore deve averlo già quando è nato il bambino, è chiaro l'assoluta iniquità. Il genitore, magari, il di so ottiene il permesso di soggiorno UE quando il figlio ha un anno e non può fare quella domanda che eh, potrebbe fare solo magari per eh, ritardi della pubblica amministrazione. Eh, altra questione importante, la critica rispetto al permesso di soggiorno UE. Eh, dunque, la critica è fondata e infondata: nel senso che se siamo arrivati al 63%, non è proprio una, una minoranza, anzi, e cresce, c'è capacità economica, c'è eh, eh, da parte dei genitori la, non, la già verificata assenza di precedenti o condanne penali, la capacità di mantenere. Eh, mi raccomando, nel testo, mi pare Orfini c'è, eh, c'è indirettamente di equiparare espressamente i cittadini dell'Unione e i coniugi dei cittadini dell'Unione, quindi guardare agli altri tre titoli di soggiorno e quindi non solo il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma la carta di soggiorno per familiari extra UE di cittadini UE, che è previsto dal decreto legislativo 30-2007. E eh, ovviamente il diritto di soggiorno anche permanente, quello che si acquisisce dopo cinque anni dei cittadini o, o meglio anche dei cittadini dell'Unione. L'altra questione collegata a questa è quella della residenza. Residenza in che senso? Residenza anagrafica o residenza ai sensi del codice civile? È chiaro che quella ai sensi del codice civile potrebbe essere più ampio. Ultimo tema che riguarda i minori è la questione degli affidati legalmente. Attenzione che il tema è molto vasto, gli affidati legalmente, addirittura cittadini italiani, perché devono essere privati della cittadinanza italiana per errori gravissimi commessi dai genitori al punto tale che è stato disposto il loro legale affidamento? Ecco, attenzione a creare disparità di trattamento. Per quanto riguarda la residenza e la frequenza dei cicli scolastici, ma il, il criterio può avere qualche fondamento costituzionale? perché se guardiamo gli articoli eh, 30 e 34, di nuovo c'è la richiesta e la domanda del genitore, ma per quanto riguarda il 34, l'obbligo scolastico è previsto per otto anni con anche l'obbligo di superamento di esame di Stato. Eh, questa è, come dire, l'obbligo eh, di integrazione sociale di tutti i minori. L'obiezione qual è? L'ho sentita anche nelle audizioni ieri, è sempre la stessa. Si fanno ricadere eventuali errori dei genitori sui figli. Quali errori? Il fatto che il figlio non sia andato a scuola. Però in realtà questa obiezione va eh, contenuta in questo senso. Eh, una norma simile potrebbe favorire addirittura la frequenza scolastica. e, e Evitare una prassi assolutamente discutibile che accade in alcune comunità, certo la vita familiare è sacra, ognuno può decidere cosa fare, però per alcune comunità l'idea è che i figli eh, per alcuni cicli li facciano in patria, poi ritorni, il che sta creando eh, enormi problemi di inserimento e di socializzazione con disagio giovanile dopo. Questo potrebbe essere una norma di controtendenza. Tuttavia, le obiezioni scompaiono totalmente se, come pare più che opportuno dagli esempi stranieri, questa non sia la sola ipotesi di acquisto della cittadinanza per minori, cioè se a fianco a questo si prevedesse un'altra. Mettere un menù come prevedono le altre leggi stranieri, e cioè la, la lunga residenza legale in Italia dei minori per un periodo di 5-7 anni, sempre su richiesta dei genitori regolarmente soggiornanti o del tutore, se ci fossero questi casi, beh, questo eh, farebbe scomparire ogni difficoltà. Noi però eh, rileviamo altre questioni giuridiche che riguardano i minori che non vanno assolutamente trascurate. Per esempio nell'articolo 1,1 lettera B della legge attuale noi abbiamo il caso di chi acquista la cittadinanza perché eh, la, legge del, di cui sono ci, la legge del paese di cui sono cittadini i genitori non consente l'acquisto della cittadinanza al figlio. Bene, scrivere come si fa oggi nella legge che deve essere eh, per entrambi i genitori deve esserci questa difficoltà, può creare oggettivi problemi, perché in alcuni casi. Nella pratica non è chiara qual è eh, l'effettiva prassi paese per paese, soprattutto se i due eh, hanno nazionalità diversa. Eh, altro caso. Beh, fu risolto in interpretazione con una circolare del Ministro dell'Interno del 2007, ma il minore adottato da italiani acquista la cittadinanza quando? Dice la legge attuale se è minore di età. Il Ministro dell'Interno con circolare nel 2007 stabilì che se le procedure erano iniziate prima del compimento della maggiore età l'acquistava anche dopo. Ma per evitare ogni dubbio per sempre questa norma andrebbe chiarita definitivamente quello della iuris comunicatio di cui vi ho parlato lo, lo tralascio sulle coppie miste. Allora, la legge sull'immigrazione, l'articolo 30 del testo unico prevede, testo unico del 98, prevede che il genitore di figlio italiano ha diritto comunque a un permesso di soggiorno, questo perché ha l'obbligo costituzionale di istruire, educare e mantenere il figlio. Ebbene, costui si trova in un paradosso. Eh, evidentemente la madre o il padre, insomma l'altro coniuge è italiano e il figlio è italiano. Ha il diritto di soggiorno ma non ha la cittadinanza. Ecco, questo ci sembra un'altra assoluta anomalia. Ma come può adempiere all'obbligo costituzionale di istruire, educare e mantenere il figlio se ha sempre questo onere di eh, diversità eh, per quanto riguarda eh, il permesso di soggiorno? Ovviamente eh, c'è un divieto di espulsione eh, in questi casi, ma nello stesso tempo c'è sempre l'onere di rinnovare ogni volta il permesso di soggiorno. Per quanto riguarda l'acquisto per lunga residenza, Certo i vostri progetti di legge in parte non ne trattano ma ci sembra più che ragionevole perché gli adulti stanno insieme ai, ai, ai bambini che si faccia un ragionamento generale perché l'Italia sarebbe il solo paese che non tocca la sua legge sulla cittadinanza in modo complessivo come per esempio ha fatto la Germania nel 2000 che l'ha toccata completamente. Ecco Pensate a questi termini. I termini non sono, come ho detto, 4, 5, 10 anni, ma è 4, 5, 10 più 4. Quindi in realtà è ben 14 anni. Quindi voi pensate che la Germania ha ridotto a 8 anni e consentendo. Questo nel 2000, la presentazione della domanda due anni prima, quindi a sei anni, e noi oggi invece cosa facciamo? La facciamo ottenere 14 anni dopo. Assolutamente abnorme. Quindi la Germania l'ha fatto anche per i motivi demografici, che però, non, come ho spiegato, non, non, non salvano comunque la Germania. Eh, ecco, ridurre, come fanno altri paesi, qui vi citiamo i, 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 i tempi. 5, eh, la Svezia di nuovo 5, eccetera. Sarebbe più che ragione. Pensate che 3 in Canada, 4 in Australia, 5 nel Regno Unito, quindi e nel, insomma, sarebbe eh, assolutamente eh, ragionevole. Eh, due o tre questioni finali. Per quanto riguarda il riacquisto della cittadinanza, che importa molti italiani discendenti che stanno all'estero, c'è un, la, una lacuna che abbiamo segnalato. Già in precedenti audizioni parlamentari anni fa, una lacuna importantissima che per esempio i cittadini venezuelani hanno dovuto eh, come dire, colmare prevedendo, ho letto nella legge di bilancio un comma apposta su questo. Cioè la legge attuale dice se io sono discendente di cittadino italiano, rientro in Italia e entro un anno acquisto la cittadinanza italiana. Ma come faccio a entrare in Italia se non mi è consentito di entrare regolarmente? Ecco questo è il problema. Bisogna sanare questa incongruenza. C'è poi la eh, ratifica della Convenzione europea sulle nazionalità, il penultimo punto è la questione della revoca della cittadinanza per condanne penali. Introdotta nel 2018 è incostituzionale per sei motivi che qui vi vengono indicati e non c'è altro destino per questo testo che essere abrogato perché l'altro è quello di una dichiarazione di incostituzionalità. Il prima possibile. Per quella eh, a seguito di matrimonio ci asteniamo da indicare eh, elementi se non che se si vogliono prevenire eventuali matrimoni di comodo invece di intervenire sulla legge sulla cittadinanza piuttosto si intervenga sui poteri del pubblico ministero allorché può impugnare le pubblicazioni matrimoniali, non dopo, e eh, invece si interviene sempre dopo invece che prima. Ecco. Poi sono a disposizione sulle domande. E... Io davvero la voglio ringraziare perché è stato estremamente esaustivo nella sua esposizione e anche nella eh, relazione che ci ha lasciato, che sarà veramente preziosissima per la stesura poi del testo base che elaborerò. Quindi, eh, io devo dire che ho sposato questo approccio che è proprio di Asgin di, di affrontare la questione, tutto ciò che riguarda la questione migratoria in modo scientifico. Quindi, davvero vi ringrazio per questo. Chiedo ai commissari se c'è qualcuno che vuole porre delle domande altrimenti la relazione è veramente molto esaustiva, quindi non credo che ci sia spazio Siamo per dubbi. Assolutamente, eh, assolutamente. Va benissimo, allora se nessuno vuole porre delle domande ringraziamo ancora il nostro ospite e lo salutiamo.